Amiche e amici di Rai Sport, ben trovati alla Südtirol Dolomiti Superbike, edizione numero 26. Siamo a Villa Bassa in Val Pusteria, una gara storica per quanto riguarda la mountain bike. A vincerla, la seconda edizione nel 1996 sul percorso di 60 km, fu Martino Fruet. Oggi è qui con me per commentare le fasi salienti della gara. Ben trovato Martino, insomma, cosa ci dobbiamo attendere? Innanzitutto un saluto a tutti e ciao, ben ritrovati. La gara è storica, come hai detto bene, e il percorso è sempre lo stesso, cambia pochissimo negli anni, e un anno lo fanno in senso orario e un anno lo fanno in senso antiorario con pochissime variabili, e quest'anno sarà l'anno orario e quindi partiranno non facendo Prato Piazza sarà la salita finale. E è un percorso, diciamo, molto veloce, perché sia nel percorso di 60 km, che sarebbe quello in teoria breve, che comunque sono sempre 60 km, che quello da 123, il dislivello sono dai 3000 quello lungo ai 1500 in quello corto, quindi è una gara molto veloce e presenta pochissimi tratti tecnici, tanto asfalto, tanta forestale ghiaia, e questa è la sua caratteristica. Posto stupendo, hanno trovato una giornata fantastica e il livello dei partenti è altissimo. Soddisfatto anche il presidente del comitato organizzatore Kurt Ploner, lo abbiamo visto poco fa invece qui con la maglia di campione austriaco Alban Lacata. Questo invece Hector Leonardo Paez, il colombiano campione del mondo marathon nel 2019 e nel 2020, sicuramente tra i favoriti della gara di oggi. Gara che prende il via alle 7:30 del mattino, quando scatta la partenza per gli uomini della categoria Open. Ci sono tutti i più forti, lo vedete, la maglia di campione europeo, quella di campione mondiale, poi anche il campione italiano, il campione austriaco. Insomma, Martino, un parterre altamente competitivo per questa marathon. Sì, diciamo che per gli specialisti delle marathon ci sono tutti, magari c'è qualche intruso del cross country. Dovrevo esserci anch'io, però purtroppo sono infortunato e quindi non ho potuto farvi parte quest'anno. E partono tutti assieme, poi dopo la prima salita che è in comune ci sarà la deviazione del percorso corto, dove quelli del percorso corto scenderanno direttamente a Dobbiaco per andare a prendere quello che è poi l'ultima salita di Prato Piazza, mentre quelli del percorso lungo andranno a Sesto Pusteria passando da Croda Rossa e faranno praticamente il doppio dei chilometri del spettacolari corto. Queste vedute sul paesaggio della Val Pusteria, zona turistica, zona vocata allo sport. Sono 3000 gli atleti, i bikers iscritti a questa gara, maschile e femminile. Si parte tutti insieme? Sì, sono partiti tutti assieme. Qua vediamo Ragnoli che inizia già a partire forte, e che normalmente quando si fa una gara di mountain bike di questa distanza ci cerca di risparmiare all'inizio per avere molta energia alla fine, quindi si sente particolarmente bene e prova già a scremare il gruppo. Di fatto tutti pensano che nelle marathon si vada piano in partenza, ma posso confermare che non è così. È una gara che partono sempre al massimo e ci si stacca più che altro da dietro invece che attaccare dal davanti. Veduta in grafica del tracciato da Villa Bassa, si passa a Moso e poi dopo la salita, come dicevamo prima, Gran Premio della Montagna, e il rientro infine con il traguardo a Villa Bassa. Gli atleti in queste fasi iniziali sono ancora tutti compatti. A comandare il gruppone, eccolo lì in prima posizione in questo momento, c'è Leo Paez, seguito da Urs Huber e Wout Alleman. Sì, in realtà c'era ancora davanti Ragnoli con quel piccolo attacco, aveva guadagnato quei 50 metri. Qua c'era Stropparo, che è la prima delle donne adesso, che chiaramente è mescolata agli uomini, perché partendo tutti assieme e nelle prime fasi è pressoché impossibile non stare un po' mescolati. È difficile definire le due gare se non si fanno partenze separate. C'è anche Katarzyna Sosna del team Südtirol, lei lituana se non sbaglio, Martino, che corre però per il team Südtirol. Sul Torpado, sì, e poi c'è Ariane Luti, favorita delle donne, Morat, Adelaide, Germania, che anche quelle sono importanti. E dopo questi sono invece il secondo gruppo, quelli che diciamo sono gli amatori, quelli proprio amatori, e partono un po' separati, ma anche loro faranno entrambi i percorsi e sono veramente una marea. Qua c'è l'organizzatore. Si deve mettere molta passione per la bicicletta, molta passione per questo sport, per lo sport in generale, ed avere anche un team che ti segue, ti capisce, che vuole tutto il bene di tutti i bikers e di tutti quelli che sono venuti alla Dolomiti Superbike.
Queste dunque le parole di Kurt Ploner, questa invece è la partenza dei Master, quelli che nello sci di fondo potremmo chiamare i bisonti e che invece nella mountain bike sono semplicemente appassionati, categoria Master, pronti a faticare anche loro sul circuito di 123 km, 3400 metri di dislivello, un lunghissimo serpentone che saluta il pubblico, pubblico presente che ritorna a vedere questa gara dopo l'assenza del 2020 dovuta necessariamente alla situazione collegata alla pandemia, mentre gli atleti open sono ancora tutti in gruppo, attendiamo il loro passaggio, qui siamo ancora sulla categoria master appena partita. E anche i master bisogna dividerli in due categorie, perché ci sono quelli che fanno la categoria master per vincere la categoria e ci sono quelli come inquadrano adesso che hanno tutto un altro andare rispetto a quelli inquadrati. I primi master sono partiti di fatto con le licenze UCI, con i primi elite, e ci saranno sicuramente alcuni che arriveranno anche ben piazzati. Invece questi sono più che altro, si possono chiamare quasi escursionisti, che si vede chiaramente l'andazzo rispetto al gruppo dei partenti di prima. Piccolo passaggio tecnico, Martino, che biciclette vengono utilizzate per questa gara? Ma allora, in questa gara normalmente è quella dove quasi tutti chi ha a disposizione una front suspension la usano, perché è una gara molto, come vediamo, è ricca di forestali, molto lisci, molto asfalto, quindi diciamo che la reattività e la leggerezza del mezzo in questo caso è importante, anche se la mountain bike in senso generale adesso va verso tutte full suspension. Qua vediamo il primo gruppo di testa, anche le discese vediamo sono molto lisce. Yuri Ragnoli che occupa la prima posizione in questo momento, ma sono tutti insieme. Sono tutti insieme ed è ancora un gruppo molto folto. Qua invece, ecco, vediamo, questo qua è il gruppettino che sta scendendo a Dobbiaco della gara corta, che è guidato da Klaus Fontana, c'è Panariello, c'è Taffarel, c'è Zaccaria Toccoli e stanno scendendo direttamente a Dobbiaco, che è la parte diciamo a metà del percorso corto. Qua c'è Zweigel con Tiziano Carraro che sono... Quando è che si sceglie se affrontare la gara lunga o quella corta? Già prima di iscriversi oppure alla partenza? Anche? Si sa già prima. E qua c'è la volata già del percorso corto che vede Taffarel davanti a Zaccaria Panariello e Klaus Fontana in quattro in volata. Quindi già si capisce che una gara di mountain bike dove arrivano quattro in volata è una gara molto veloce e poco tecnica, perché se no la differenza in coscante. Qua c'è la volata per il quinto di Michele Casagrandi davanti a Zoccarato. E dunque Nicola Taffarel, il trevigiano vincitore della 26esima Dolomiti Superbike percorso corto, riceve la medaglia del vincitore, insieme a lui anche il toscano Panariello, terzo arrivato appunto sul percorso. Ecco qui l'esultanza di Nicola Taffarel. Sì, è stata una volata lunga, diciamo è stata calcolata bene perché ho fatto tirare Klaus e dopo all'ultimo sono partito, mi sentivo bene, sapevo che potevo far bene in volata e sono contento che sia andata a finire nel migliore dei modi. Podio maschile dunque della 60 km Dolomiti Superbike da sinistra, Zaccaria Toccoli, Nicola Taffarel, Giuseppe Panariello. Gloria anche Martino per il Trentino, Zaccaria Toccoli. Sì, ho avuto un degno sostituto del podio che avevo fatto 2 anni fa. Qua c'è l'arrivo di Hannover Parleiter, che era la mia ex compagna di squadra, che ha stravinto la categoria femminile, è arrivata con un po' di crampi e si toccava la gamba. Eccola qui proprio Anna Oberparleiter che riceve la medaglia di finisher da parte del comitato organizzatore, taglia il traguardo anche la seconda Stea Wing-Schachel, anche lei altoatesina e di Casies, una fondista delle lunghe distanze, è la sua sola seconda gara in mountain bike, medaglia anche sì, per Thea Schwing-Schachel, terzo posto per Anna Urban, ma sentiamo cosa dice Anna Oberparleiter, la vincitrice 60 km. Credo che ne valsa la pena, sono contentissima. Bella immagine del podio con al centro proprio Anna Oberparleiter, prima classificata davanti a Thea Schwing-Schachel e Anna Urban. E
Ecco qua si vede il gruppo dei primi che è veramente folto ancora e teoricamente loro sono circa a metà strada, stanno andando in direzione di Sesto Pusteria e qua c'è il secondo gruppo, vediamo un altro gruppo molto folto, da qua si capisce che comunque la gara è molto stradistica, diciamo, per la prima parte. Qua c'è il rifornimento. Con Andreas Seewald abbiamo visto indossa la maglia di campione europeo. Seguito da Urs Huber, ma sono i nomi quelli più famosi delle marathon. Probabilmente ci sarà stato durante la gara qualche prova di attacco così, però la differenza è difficile farla in un percorso che non presenta grosse pendenze in salita e grossi tratti tecnici in discesa. Diciamo che anche vediamo che i due della Bulls potrebbero fare anche un piccolo gioco di squadra. Ci potrebbe essere molta tattica nella prima parte di gara, però poi alla fine quando si prende le ultime salite bisogna fare i conti con le energie che sono rimaste e quindi la gara probabilmente si decide sempre verso la fine. Comunque vediamo che ad esempio adesso c'è davanti Seewald, prima c'era Ragnoli, qualcuno prova ad accelerare, però poi si arriva giù nel fondovalle, c'è un pezzo di pianura e un po' ci si rilassa perché comunque poi bisogna bere, mangiare, bisogna sempre stare attenti a non arrivare proprio in crisi nel finale dove si decide spesso e volentieri la gara. Tornando sul dato tecnico, Martino, vediamo qui tutti con la bici, la sospensione soltanto anteriore, bici front, dunque ruote invece da 29 pollici come si usa adesso, tutti oppure anche 27 e mezzo? No, ormai diciamo che per quanto riguarda cross country marathon sono tutte 29, invece vediamo che anche come Seewald tanti iniziano a mettere il canotto telescopico. Telescopico è quel canottino che abbassa un po' la sella per quando si affrontano le discese, perché anche se in realtà serve molto di più nelle parti tecniche, diciamo che se tu abbassi il baricentro e hai discese veloci asfaltate ti aumenta anche l'aerodinamicità, quindi è una cosa che iniziano a usare anche nelle marathon. In questo momento vediamo inquadrato Yuri Ragnoli che è riuscito a recuperare su Huber, Stauffer e Cominelli e si porta in seconda posizione. Sì, Yuri ha dimostrato di essere partito con una bella gamba, è quello che ha attaccato. Qua c'è Annabella Stropparo che è in testa delle donne, sta chiedendo qualcosa alla borraccia sicuramente perché sta arrivando al rifornimento e guai sbagliarne uno perché è importante perché i rifornimenti sono prestabiliti. Qua c'è il gruppetto delle inseguitrici con Luti, la Sosna e la Adelaide Morat. Arianne Luti, svizzera, campionessa nazionale nel 2013, 2016, 2018 e 2019, tallonata proprio da Katarzyna Sosna e Adelaide Mora, la tedesca Adelaide Mora. Queste invece erano Stephanie Dorner, la tua tesina Sandra Meyerhofer. Campionessa del mondo di Winter Triathlon in carica, anche lei è abbastanza di casa. Adesso sta guidando ancora Seewald, ma sì, sono tutti lì. Adesso è un momento che si vede anche dalla pedalata, si stanno un po' controllando perché sta per iniziare la salita importante, che è quella della Croda Rossa, dove in cima è posizionato un GPM che ha comunque anche un premio speciale, quindi è una salita importante. Vediamo che c'è lì appunto l'orologetto che dice quella lì è la salita cronometrata e ci sarà un premio speciale. Invece nel percorso corto il premio speciale è a Dobbiaco, ed è sulla pista del fondo con un traguardo volante. Questi sempre, sono due sempre più speciali. Martino, un po' anche alla stregua di quanto accade per i cicloamatori, c'è questa mania, possiamo chiamarla, o comunque tendenza di misurare i segmenti. Ah sì, quello, diciamo che noi ormai tutti gli atleti abbiamo Strava e segmento è una parola importante, però nelle gare diciamo che la salita cronometrata o la discesa cronometrata l'hanno usata ancora prima, è un premio speciale che l'organizzatore intanto vuole dare perché comunque dà anche qualcosa in più, qualche piccola motivazione in più. Comunque vediamo che la gara è proprio caratteristica, gruppettini anche abbastanza grossi perché comunque con 10-15 ecco, persone sono tanti. Ancora la gara femminile, abbiamo visto un primo piano di Annabella Stropparo, si è messa insieme ad un gruppo di maschi e questo può aiutarla per tirare di più. Succede spesso nelle gran fondo su strada, no? Che le sì, donne allora, si mettano. Chiaramente quando la media della gara è di 40 all'ora conta molto, nella mountain bike conta meno. Ci sarebbe anche una regola che se volesse essere applicata nelle gare internazionali le donne dovrebbero per forza partire separatamente dai maschi, chiaramente per non compromettere la gara. Invece Annabella Stropparo l'abbiamo vista proprio lì in
mezzo insieme ad un terzetto della gara maschile a guidare quella che è la classifica provvisoria al femminile. Questa è una bellissima immagine della vallata, si sale verso Croda Rosso, lo dicevamo prima, eccoci qui tornati di nuovamente sulla gara maschile. Questo è un gruppettino, c'è Tony Longo era passato, sì, adesso non so dire che posizione era. Ecco, vediamo qua Croda Rossa, quindi siamo al GPM e ci sarà stata sicuramente un'accelerazione, infatti è Leonardo Paez davanti a Stose che passa, perché probabilmente nel finale della salita, come tutti i ciclisti, ci sarà sempre l'accelerazione. Qua a maggior ragione, perché iniziamo ad andare nella seconda metà della gara, c'è il premio particolare, comunque Ragnoli e Thiago Ferreira lo seguono, qua c'è il campione europeo portoghese Thiago Ferreira, lo abbiamo visto proprio con la maglia di campione nazionale, è passato appena davanti invece al qua campione c'è il nostro europeo. Rappresentante Rabenstein, che è il primo italiano del gruppo, anzi quasi l'unico. Qua c'è Alban Laccata, Ursuber, R. Bagliati, un altro italiano, Sasha Weber. Sì, sono tutti i migliori, però io credo che siamo ancora lontani. L'Astroparo, che evidentemente ha anche staccato i maschi, quindi alla fine non è mica detto che siano loro a tirare lei, tante volte magari è lei a tirare loro, dipende sempre dalle circostanze. E anche le donne vediamo che iniziano un pelettino a essere una un po' più staccate. E a proposito di donne, scorrendo l'albo d'oro della manifestazione, la prima edizione nel 1995 porta il nome di lusso, la firma di Maria Canins, la badiotta Maria Canins e di Nathalie Santner, campionesse non solo della mountain bike ma anche dello sci di fondo la prima e del biathlon la seconda. Sì, sì, mi ricordo perché c'eri anche tu, ho iniziato anch'io, io sono il puro sangue del mountain bike perché non ho fatto altri sport prima, però mi ricordo c'erano tanti ex professionisti di altri sport che si cimentavano, come adesso ci sono. Qua c'è Thiago Ferreira, Alban Laccata, Stosek, sì, tutti i primi, vedi che si sono già ricompattati. Il gruppo di sette si è ricompattato in testa. Sì, perché poi anche le discese sono molto pedalate, c'è tanta pianura tra una salita e l'altra, e è facile perché i distacchi comunque sulla la salita della Croda Rossa non erano così importanti e probabilmente si puntava molto al premio speciale, adesso si deve recuperare le energie. Ecco, dicevamo dei master, sta arrivando un master che ha un nome di lusso, che è Ruud Paulissen, è in testa alla gara di master tesserati con l'altro belga che ha le sue spalle. Ruud Paulissen è una vecchia conoscenza della mountain bike. Due mondiali marathon e proprio su questo percorso lui abita qua e sta viaggiando nei primi 15 assoluti, cioè per dire la differenza tra quei master di un certo livello e quelli che abbiamo visto partire come escursionisti. Qua c'era Lorenzo Samparisi che guidava un gruppettino di inseguitori che stanno provando. Questo, ecco, per esempio questo è Karl Marx, che è uno austriaco fortissimo nel cross country, che per stavolta si è cimentato anche lui in una marathon, anche se ha i suoi compagni di squadra. Alban Laccata con la maglia di campione nazionale austriaco tenta l'allungo, seguito da Yuri Ragnoli e da Hector Leonardo Paez. Insomma, gli interpreti sono davvero non sempre i soliti, però quelli con i nomi più noti in questo settore, in questo campo. Sì, adesso siamo in quella fase di falso piano che porta i corridori all'ultima salita di Prato Piazza. È un lungo, lungo falso piano a salire che è comodo stare a ruota. Infatti vediamo il gruppo, è ritornato un gruppo di 12-13 corridori, erano tutti separati. Adesso in questo falso piano chi è davanti sta regolare, dietro qualcuno rientra, però come mi diceva una volta un mio amico, mi diceva, se ti stacchi prima probabilmente ti stacchi dopo. Qui Martino lo nominavi prima, rifornimento anche per Ruud Paulissen. Sta andando fortissimo, è lì praticamente da solo in due. Qua c'è, questo è Jacob Dorigoni, che più volte campione italiano di ciclocross e chiaramente è giovane e la distanza si fa sentire. Perché Jacob Dorigoni che correva con una bici full suspended. Sì, probabilmente ha a disposizione solo quella e quindi non ha avuto l'opzione di scelta, quindi dopo ogni ditta ha le sue opzioni chiaramente. Gruppo compatto in testa alla corsa, si allarga il novero dei contendenti, da 7 siamo passati ad una quindicina di corridori che si apprestano ad affrontare l'ultima salita, quella più impegnativa, che anche questa volta farà la differenza, farà la selezione, probabilmente determinerà i vincitori, la salita di Prato Piazza.
Sì, allora sicuramente adesso stanno andando a prendere questa salita che è molto lontana e c'è tutto sto pianoro che qualcuno dovrà pure anche fare l'andatura davanti. Adesso c'è il single track, inizia la salita, però poi bisogna anche dire che l'ultima discesa potrebbe anche fare la differenza, perché è una discesa molto veloce, piena di sassi e quindi fa più non per la tecnicità ma per il rischio di guasti, di forature, perché è una discesa velocissima e un sasso anche piccolo può tagliarti la gomma e non è neanche colpa tua, diciamo, perché non è che devi fare una linea particolare, è solo aver fortuna o non fortuna di non prendere quel sasso nel momento sbagliato. Ha perso contatto dai primi, peccato Yuri Ragnoli, c'è ancora Fabian Rabensteiner. E c'è Paez che sta tirando veramente forte adesso, vediamo, sono rimasti lui e Stosek dietro e in salita mi sa che sono quelli che hanno la gamba migliore, perché dietro c'è formato un piccolo buco, anzi neanche, Paez da solo è rimasto e ha forzato tanto. Paez, grandissima stagione quest'anno, ha già vinto la Costa degli Etruschi a Marina Bibbona in provincia di Livorno e poi il campionato nazionale colombiano, è arrivato terzo anche alla Iro, l'altra grande corsa di mountain bike che si corre su queste strade in Alto Adige attorno al gruppo del Sella. Vediamo che questo è un piccolo inconveniente della gara con le due distanze, perché lui sta prendendo gli ultimi della gara corta che sono già partiti da 4 ore, quindi diciamo che il livello di quelli che sta prendendo, si vede chiaramente, è molto differente. Di solito sulla strada larga non fai mai tanta fatica, poi succede come in questo momento che c'è quel gruppettino che sono un po' di più e quindi magari ogni tanto ti fanno andare fuori linea e insomma rischi di compromettere la gara ogni tanto per queste cose qua, però fa parte del gioco e vale per tutti soprattutto. Paez vicino a tagliare per primo il Gran Premio della Montagna a Prato Piazza, un traguardo volante posto proprio in cima alla salita, eccolo qui un altro primo piano del corridore colombiano, effettivamente sta soddisfatto, forte. Si vede anche forte dall'espressione che sta bene, sta proprio molto bene questi. E ha fatto un bel buco, si vede quelli dietro, lo guardano e dicono e questo da dove viene questo? Pensano che sia la moto. Comunque ha fatto una gran differenza. La differenza rispetto alla Croda Rossa, che era solo un traguardo volante con un premio speciale, questo è il momento in cui ti giochi la corsa. E di fatto ha fatto un vuoto incredibile. Quindi è sempre stato uno dei più forti scalatori. Eccolo qui il passaggio al GPM di Prato Piazza. Paez, Martino, che non è più giovanissimo, classe 1982, evidentemente. L'età anagrafica conta, ma conta fino a un certo punto. Beh, lo dici a me, che non sono anch'io più di primo pelo. Ti lancio questo assist. Però dai, diciamo che nelle lunghe distanze anche avere una certa età aiuta, perché la resistenza teoricamente aumenta e tu vai a perdere, diciamo, un po' di potenza, di esplosività. Anche delle donne c'è in testa una bella stroppata che ha superato i 50 anni, quindi voglio dire, è chiaro che se uno ha il motore e ancora la voglia di far fatica, sulle gare molto lunghe di resistenza hai ancora dei vantaggi, perché il motore, se lo tieni bene, ti alleni, fai la tua vita da atleta, il motore è sempre quello, poi chiaramente prima o poi andrà a calare. E anche l'altro colombiano Cuervo ben al di sopra dei 30 anni, insomma non solo giovanissimi, l'esperienza conta non poco, attenzione perché c'era chi voleva attraversare. Sì, capita, questo è un pezzo di pianura, quando scollini Prato Piazza, prima inizia la discesa, ci sono questi 2 chilometri di praticamente piatti completi che fai una grandissima velocità e di solito c'è anche vento contro, spesso e volentieri. Però non devi mai mollare, perché comunque non sei ancora all'arrivo, manca tutta la discesa, poi ci sono ancora un paio di strappettini prima del traguardo, quindi tutto quello che riesci a recuperare fa sì che dopo in discesa puoi prendertela, diciamo, un po' più in calma e non fare grossi rischi. Difficile per tutti gli altri andare a riprendere Paez a questo punto, quando mancano pochi chilometri all'arrivo a Prato Piazza, eccolo qui passare in seconda posizione il ceco Martin Stosek, che tenta di riagganciarsi alla testa della corsa, e poi dopo ci sono Diego Alfonso Arias Cuervo, che ha superato Thiago Ferreira, il portoghese, mentre segue con la maglia di campione europeo Andreas Sewald, ma siamo già verso l'arrivo. Diciamo che per il primo posto, salvo incidenti, i problemi non ce ne sono, ma dietro con la discesa lunga il gruppettino potrebbe ancora rientrare, potrebbe esserci qualche cambiamento sulla posizione del podio. Quello è un po' più interessante, perché come abbiamo visto nel percorso corto sono arrivati 4 in volata, perché appunto c'è questa lunga discesa, questo piano e molto asfalto prima dell'arrivo.
ci potrebbe ancora essere un ricongiungimento. Paez, col distacco che ha, mi sembra proprio che sia ormai imprendibile, sì. Leo Paez, imprendibile per tutti, si appresta a vincere con la maglia di campione del mondo, invece lotta per il secondo posto, un sorpasso continuo tra Arias Cuervo e il ceco Martin Stosek. Arias Cuervo è compagno di squadra di Paez e quindi può sfruttare almeno un po' il discorso di tattica e tirare solo il minimo necessario. Eccolo qui l'arrivo, braccia al cielo di Leo Paez, accolto dal calore e l'entusiasmo del pubblico. È sua l'edizione di questa gara di quest'anno, mentre per il secondo posto c'è uno sprint ad aggiudicarselo, è il ceco Stosek davanti all'altro colombiano Cuervo. Bici al cielo per Paez, sarà felicissimo Martino. Bah sì, perché tra l'altro è il suo compleanno e si è anche appena sposato, quindi diciamo che è stato un momento d'oro per lui, quindi, ma se lo merita perché è un bravo ragazzo, veramente sono contento per lui. Sentiamo dunque le sue prime parole. Dire che è una bellissima giornata, vincere qua soprattutto con la maglia di campione del mondo mi fa sentire molto contento, poi anche festeggiare il mio compleanno così per me è una grande gioia. Questa la dedico sia alla mia squadra, alla mia moglie, a tutta la gente che mi vuole bene e al tifosi anche. Dai, ci ho creduto e sulla salita ho cercato di prendere le questo prime ruote. Questo invece è Arias Cuervo, sentiamo cosa ci dice di questo terzo posto. Un ritmo forte, i rivali salivano veramente forte, poi in discesa mi sono trovato per giocarmi il terzo posto, sono andato in discesa forte, ho raggiunto Stosek. E niente, alla fine avevo un po' di crampi e in volata ormai sapevo che lui aveva la meglio. Stosek, che lo vedete inquadrato, va a comporre il podio al secondo posto. Sentiamo anche le sue impressioni sulla gara. But after the Europeans I had a small break, I had some rest. Then I started to train. Insomma, Stosek che dice che sperava di ripetere la vittoria del 2019, è stata dura però oggi con Leo Paez e gli altri, una bellissima gara, felice in ogni caso del secondo posto. Vabbè, il livello stratosferico dei primi 5 comunque. E adesso con le belle immagini della premiazione del podio maschile con Paez, Stosek e Cuervo, attendiamo anche l'arrivo delle donne. Inquadrata qua è Annabella Stropparo che è in testa alla gara femminile con ampio margine e arriverà poi al traguardo prima e seconda Ariane Luti inquadrata, ma c'è stato un piccolo reclamo perché appunto l'Annabella ha sfruttato molto la scia delle donne e quindi gli hanno dato 5 minuti di penalità, l'hanno declassata al secondo posto dietro appunto Ariane Luti, cosa che secondo me si poteva evitare facendo come va fatto la gara separata e farlo a posteriori dopo aver una gara. Sarebbe tutto da verificare se anche le altre, tutte le concorrenti, non hanno mai avuto un uomo attorno, il che è impossibile. Quindi sarebbe meglio solo ormai organizzarsi prima, penso, e fare le partenze separate. Questa è la soluzione giusta, come è da regola UCI. Sentiamo dunque le parole per questa vittoria della svizzera Ariane Luti. For me it's very important to say that I want to follow the rule. For me it's very important. Sì, la Luti sta spiegando che si tratta di una vittoria particolare, sarebbe piaciuto tagliare per prima il traguardo e non aggiudicarsi la gara attraverso un ricorso. Insomma, una questione di regole, come ci spiegava anche Martino Fruet poco fa. Però queste sono anche le regole UCI, delle criticità di cui la Luti sta dicendo che è consapevole. Lei nel particolare quanto accaduto con la Stropparo ha detto che quando un uomo vuole aiutarla lei dice di andare via e di continuare con la sua gara, che lei pensa da sé a fare il suo. Insomma, una piccola polemica sulla conclusione della gara femminile. Purtroppo sì, però ripeto, farlo a posteriori sapendo che puoi eliminare questo problema con le due partenze non cambia niente, fare le partite un'ora prima, quindi sarebbe meglio piuttosto che arrivare lì così e rovinare un po', diciamo, la festa, e fare le cose giuste prima. Clap your hands for the ladies.
A completare il podio femminile c'è Katarzyna Sosna, eccola qui, sorridenti le ragazze sul podio mentre continuano gli arrivi della edizione di questa edizione della Dolomiti Superbike. Noi ci fermiamo qui da Silvano Ploner e Martino Fruet. A voi tutti il più cordiale saluto e buon proseguimento con i programmi della rete. Arrivederci.